L'emergenza coronavirus in primo piano nel nostro TG, nelle ultime 24 ore 766 tamponi processati, in Basilicata solo uno è risultato positivo. Prosegue anche oggi a Moliterno e andrà avanti fino a domani l'attività di screening, in 1000 saranno sottoposti a tampone e test sierologico. E un 25 aprile insolito, senza le tradizionali celebrazioni, programmi rivisitati a Matera e Potenza. L'emergenza sanitaria è sempre più emergenza economica, quintuplicate le richieste d'aiuto alla Caritas. Lo sport, in attesa di una decisione definitiva, la Serie A di calcio a 5 si spacca sulla ripresa del campionato. Buon 25 aprile, ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Come sempre in primo piano nel nostro TG c'è l'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 766 tamponi processati in Basilicata. Solo uno è risultato positivo. Si tratta di un 80enne di Bernalda. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Un solo caso positivo su 766 tamponi processati, senz'altro una bella notizia visto il consistente numero di test effettuati nella giornata di ieri, il più alto dall'inizio della pandemia. 11 persone sono state inoltre dichiarate guarite, pertanto sono 218 i casi attuali conteggiati dalla task force, in netta diminuzione rispetto a ieri. Preoccupa però il tampone positivo riscontrato su un 80enne di Bernalda, l'unico di ieri, le cui condizioni sono state definite critiche. L'anziano è infatti stato ricoverato in terapia intensiva al Madonna delle Grazie e oggi dovrebbero essere effettuati dei test anche sui familiari. Sempre nel comune ionico sono due i casi attuali, 4 persone hanno invece sconfitto il virus. Negativi gli esami ai quali erano stati sottoposti nei giorni scorsi per la seconda volta gli 8 ospiti della casa di riposo di San Giorgio Lucano. Qui erano state rilevate 16 positività in 2 momenti diversi e i gestori della struttura hanno deciso di acquistare dei kit di test sierologici per mantenere attivo il monitoraggio, procedura che sarà estesa anche alle altre residenze assistenziali nel tentativo di evitare nuovi casi come quello avvenuto sullo sfortunato 80enne risultato negativo e poi a distanza di 7 giorni positivo. Ai 218 attuali vanno aggiunti nel complesso 27 deceduti, 118 ora i guariti, sempre 8 i pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare, 65 i ricoverati, 7 dei quali in rianimazione. Intanto il sindaco di Tursi mostra dubbi riguardo l'imminente fase 2, il problema cardine secondo Cosma, specie per i piccoli centri, riguarda la gestione dei minori impegnati nella didattica a distanza, impossibilitati ad essere accuditi dai nonni quando i genitori lavorano, con la ripresa della quasi normalità rappresentano l'anello debole, secondo il sindaco di Tursi, di una catena che deve funzionare alla perfezione per non rompersi. Il governo centrale deve, secondo Cosma, garantire infine mascherine a tutti. Prosegue anche oggi a Moliterno e andrà avanti fino a domani l'attività di screening per valutare tra la comunità il grado di immunizzazione. In 1000 saranno sottoposti a tampone e test sierologico. Il servizio è di Isabella D'Andrea. È cominciata ieri nel comune di Moliterno, zona rossa sottoposta ad ordinanza del presidente della giunta della regione Basilicata per il divieto di allontanamento e di accesso dal territorio comunale, l'attività dell'ASP di mappatura della popolazione residente nell'ambito di un progetto condiviso con la regione Basilicata ed esteso a più centri abitati. Sono state 300 le persone alle quali è stato effettuato il tampone nasofaringeo e il test sierologico.
L'attività di screening continuerà fino a domani e riguarderà 1.000 abitanti, uno per ogni nucleo familiare dell'intero comune, scelti come componenti più attivi, incaricati di uscire dalle abitazioni per le esigenze di vita e quindi potenziali vettori del contagio. Lavori di questo genere nel corso dell'epidemia in Italia non ne sono stati fatti, perché c'è un lavoro fatto a Vo' sui colli Euganei dove sono stati tamponati solo le persone. Invece noi qua col tampone andiamo a fotografare il momento se ci sono portatori, con l'esame del ematico andiamo a vedere quello che è accaduto nei giorni precedenti, cioè andiamo a valutare il titolo anticorpale per poter capire se ci sono soggetti asintomatici nella popolazione che si sono fatti comunque il coronavirus. Insieme al dottor Stanchirico abbiamo dato la disponibilità nel partecipare a questo momento che sicuramente è molto importante per quanto riguarda lo studio che si sta facendo. Noi siamo semplicemente dei professionisti che vogliono fare il proprio lavoro con professionalità e con dedizione. Il nostro impegno è rivolto alle persone che hanno bisogno. Questo avviene normalmente anche in situazioni di normalità, a maggior ragione in una situazione come questa. Io penso che anche un infermiere debba occuparsi delle persone che hanno bisogno particolare, dei bisogni particolari. A causa dell'emergenza coronavirus è un 25 aprile insolito, programmi rivisitati a Matera e Potenza per rispettare le disposizioni previste per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Alle 11 nel capoluogo lucano stiamo vedendo le immagini, deposta una corona di alloro presso il monumento ai caduti del parco di Montereale. Nella città dei Sassi il sindaco Raffaello De Ruggeri ha deposto corone di alloro al cippo di via Lucana in ricordo delle vittime dell'eccidio del 21 settembre e poi al monumento ai caduti di Piazza Vittorio Veneto. Il coraggio di tanti lucani, ha detto il presidente della regione Vito Bardi, ha contribuito alla nascita dell'Italia repubblicana, consentendo alle generazioni future di vivere nei valori della democrazia. E per celebrare il 25 aprile, la CGIL ha organizzato una diretta Facebook sulla pagina del sindacato dal titolo Musiche e riflessioni. La memoria, ha detto il segretario lucano della CGIL Angelo Summa, è il bene più prezioso per evitare mistificazioni e rimozioni. Non possiamo scendere in piazza, ma non ci fermiamo. E torniamo sul Covid-19 con l'emergenza sanitaria che diventa sempre più emergenza economica. Quintuplicate le richieste di aiuto alla Caritas, il servizio di Mariolina Notar Giacomo. Solo nella diocesi di Matera Ersina, nel giro di un paio di settimane, la Caritas ha visto quintuplicare il numero dei nuclei familiari da 400 a 2.000, ai quali dare risposte che non riguardano esclusivamente aiuti alimentari, ma anche locazioni di casa e bollette da pagare. La regione è stata costretta ad incrementare di un altro milione il fondo della social card Covid-19 dopo l'arrivo di 9.100 domande di famiglie che complessivamente coinvolgono circa 22.000 persone. L'emergenza sanitaria abbinata a quella economica anche in Basilicata sta producendo nuove povertà non sempre riconducibili, soprattutto perché a prevalere tra la gente che ha bisogno è un atteggiamento di dignità. A Potenza le richieste di buoni spesa introdotti dal governo sono state circa 1.250. Gli aiuti economici che il Comune sta per erogare ammontano complessivamente a 550.000 euro, di cui 400.000 di fondi messi a disposizione dal Governo e 150.000 dalla Regione. Sono numerosissime le nuove famiglie che timidamente, quasi con un senso di vergogna, chiedono aiuto alle parrocchie, dice da Matera Monsignor Pino Caiazzo. È difficile dunque allo stato attuale avere numeri attendibili sull'esercito di nuovi poveri. Per un'idea, in Basilicata sono state presentate all'INPS a fine 2019 oltre 16.000 domande tra reddito e pensione di cittadinanza. Di queste sono state 9.425 le istanze accolte per il reddito di cittadinanza e 1.081 per la pensione. Eppure la Svimez da settimane aveva messo in guardia: il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al centro-nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi.
La Regione, oltre all'incremento del fondo per la social card Covid-19, è corsa ai ripari a sostegno della Caritas. Il progetto che ha promosso si chiama Basilicata Assistenza Volontaria ai Bisognosi e prevede un sostegno economico pari a 300.000 euro per l'acquisto di beni di prima necessità, assistenza medica e domiciliare, medicinali, distribuzione di cibo, ticket mensa, vestiario ed altro da distribuire in favore delle fasce deboli. Il governo lucano ha inoltre incrementato la dotazione finanziaria dell'avviso pubblico per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari per finanziare tutte e quattro le proposte progettuali presentate per la realizzazione dei centri di raccolta. Ne sono stati predisposti uno per ogni diocesi. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. La moda, lo stile e il buon gusto sono un modo per prenderci cura di noi stessi. Ora, per volerci davvero bene, dobbiamo rimanere a casa. Rimaniamo a casa. Redford. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG, la città della pace che si sta realizzando a Scanzano Jonico diventerà un centro di accoglienza e formazione per i migranti del Metapontino. La notizia arriva oggi, a poco più di un mese dalla scomparsa di Betty Williams. Il servizio è di Mara Risola. Se n'è andata prima di poter assistere al completamento dei lavori dell'edificio che ospiterà la Città della Pace. Un progetto che Betty Williams, attivista nordirlandese e premio Nobel per la pace, venuto a mancare lo scorso 18 marzo, aveva avviato in Basilicata a partire da Scanzano Jonico. Fu lei la promotrice nei primi anni 2000 della creazione del primo modello della Città della Pace, intervenendo a sostegno di un utilizzo alternativo del territorio di Terzo Cavone, che altri avrebbero invece voluto destinare a cimitero per rifiuti nucleari. Al posto delle scorie, grazie al suo intuito, è stato avviato dal 2005 un percorso di accoglienza per le persone che hanno subito persecuzioni a causa di etnia, religione o nazionalità. Oggi la riconversione di quella struttura. Il comune di Scanzano e la regione Basilicata, con un provvedimento adottato alla vigilia della festa della liberazione, hanno infatti definito il procedimento amministrativo incardinato per il completamento della costruzione del centro della pace, da destinare all'accoglienza e formazione dei lavoratori migranti impegnati nell'area del Metapontino nell'attività di raccolta dei prodotti agroalimentari. Il centro e le strutture progettate dall'architetto Cucinella faranno parte del sistema regionale di accoglienza definito del Piano Nazionale Anticaporalato, varato nel mese di febbraio, sostenuto con un finanziamento complessivo di 15 milioni di fondi europei, anche per la realizzazione dei nuovi centri nell'area del Bradano, allocati a Venosa Boreano, Lavello, Gaudiano e Palazzo San Gervasio, con la ristrutturazione dell'ex tabacchificio. Anche per il mese di maggio il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. L'anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito per i mesi di aprile, maggio e giugno da un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata il 19 marzo scorso, allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. In sovraimpressione stiamo vedendo il calendario del pagamento delle pensioni. E siamo allo sport. In attesa di una decisione definitiva, la Serie A di calcio a 5 si spacca sulla ripresa del campionato. I dettagli da Luigi Santopietro. Incertezza assoluta. Mentre tutti gli sport hanno già preso la decisione di annullare la stagione attuale, il calcio e il calcio a 5, che è sotto l'egida della LND, restano nel limbo, con i campionati sospesi da quasi 2 mesi e senza nessuna certezza di ripartenza. Intanto, nella Serie A del futsal, tutte le società hanno sostanzialmente deciso di chiudere qui il torneo, ma con un'evidente spaccatura tra le 5 big del torneo: Pesaro, Acque Sapone, Real Rieti, Camed Dosson e Sandro Abate, e le altre 11 formazioni, tra cui il signor prestito CMB.
Entrambe le fazioni hanno formulato delle proposte, ma che vanno in direzioni diametralmente opposte. Le cinque grandi, inizialmente disposte a continuare la stagione, in attesa di capire sul come farlo, non hanno digerito la scelta di alcune società di scegliere la chiusura anticipata della stagione senza aspettare l'andamento dell'emergenza sanitaria. E allora, in attesa della comunicazione ufficiale, hanno formulato le loro proposte di partecipazione al prossimo torneo, che vanno dai maggiori controlli sui pagamenti degli emolumenti al numero massimo di squadre, passando per l'aumento della garanzia fideiussoria e della tassa di iscrizione. Il presidente del CMB, Rocco Auletta, dal canto suo, ha spiegato come mai, al momento della sospensione del campionato, il CMB ha preso determinate decisioni. Dopo il primo stop dell'inizio di marzo, il primo a chiederci di andare via fu Linhares. In virtù di ciò, ci vedemmo con tutti gli altri ragazzi e decidemmo congiuntamente che chi volesse andare via poteva andare via. Tant'è che chi ha voluto, tipo Weber, restare a Grassano è rimasto a Grassano, con un comune intento, che nel caso in cui ci fosse stata la ripresa del campionato, i ragazzi dovevano rientrare. Sul futuro della Serie A sono di tutt'altro tenore le idee delle altre partecipanti, che, vista la crisi economica che farà seguito all'emergenza sanitaria, hanno chiesto invece proprio la diminuzione di iscrizione e fideiussione, con una proposta molto dettagliata che va nella direzione del contenimento dei costi, come spiegato dal presidente del signor Prestito Auletta. Una serie di suggerimenti di diverso genere, da un punto di vista fiscale legato al credito d'imposta, da un punto di vista di format per quanto riguarda i calcettisti, da un punto di vista di per almeno per un anno sospendere la Coppa Divisione per abbattere ulteriormente i costi. Ecco, ci sono questi suggerimenti che però naturalmente saranno analizzati, valutati dalla divisione piuttosto che dalla Lega Nazionale Dilettanti, piuttosto che dal governo per quanto di sua competenza. Tra i punti più interessanti c'è soprattutto la volontà di fare chiarezza sui protocolli sanitari che verranno imposti alle società nel torneo 2021 e che indubbiamente finiranno per penalizzare le casse dei club. Il calcio a 5 vuole ripartire, di sicuro bisognerà trovare una soluzione comune e unire le visioni, ora diametralmente opposte, delle due correnti di pensiero. Un'ultima notizia in chiusura: Papa Francesco ha telefonato stamane al parroco di San Giorgio Lucano, dove, come sapete, si è verificato un focolaio di Covid-19, una telefonata cordiale di circa 10 minuti, nella quale il Papa ha chiesto informazioni sull'emergenza in corso e ha invitato il parroco a comunicare la sua vicinanza a tutta la comunità. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.